campagna di affrettare i tempi della delocalizzazione delle fonderie Pisano, che esito ha avuto? No, veramente la richiesta è stata formalizzata ieri. Insieme al collega sindaco di Pellezzano Francesco Morra abbiamo deciso così di sollecitare ancora una volta si fa per dire, perché la via questa volta è quella istituzionale, il Presidente della Regione, la Giunta regionale della Campania, consapevoli della sensibilità del Governatore, ma consapevoli anche delle difficoltà burocratiche e legali in cui può incorrere una interlocuzione con una impresa, ma che è molto condizionata anche dalle scelte della magistratura. Diciamo che credo che la politica abbia spazi molto angusti, ma credo che sia necessario fare il punto della situazione mettendo intorno al tavolo gli esponenti istituzionali ai vari livelli, perché sinceramente anche a voler essere molto comprensivo è una condizione di difficoltà, perché i miasmi che si respirano anche a Baronessa, siamo a alcuni chilometri di distanza, sono preoccupanti. Ci sono doglianze, legittime doglianze da parte dei cittadini, dei residenti, purtroppo abbiamo anche una condizione climatica, il vento che sposta questi fumi apparentemente impercettibili in direzione di Baronessa e di Pellezzano, ragione per la quale credo che qualche cosa si debba fare. Che cosa? Noi crediamo che occorra un miracolo, ma penso che sia necessario provarci. La delocalizzazione ormai è una necessità assoluta, salvaguardando i posti di lavoro, io questo lo dico per primo, ma salvaguardando in via assoluta la vita, l'esistenza delle persone, l'ambiente. Io credo che ci sia, non voglio allarmare, ma ci sia un pericolo di incolumità fisica che non possiamo più tollerare. Capisco la magistratura, capisco gli intoppi burocratici, ma credo che cominciamo a parlarne. Noi fino ad ora abbiamo avuto una condizione di attesa dal punto di vista istituzionale, non politica, perché politicamente abbiamo posto il problema, ma a questo punto io, come primo cittadino di Baronessa, così come il collega Francesco Morra, che ha aderito immediatamente e che ringrazio, abbiamo sentito la necessità di un'interlocuzione forte con la Regione, inventandoci qualcosa, ma il problema va affrontato e spero risolto. Avremo una conferenza stampa qui in quest'aula venerdì dopodomani alle 9:30, ci saranno anche le associazioni. Vogliamo lanciare forte il segnale dalla Valle d'Irno, da Baronessa, da Pellezzano, perché ci si accorga anche di noi. Sindaco, altra criticità, il traffico paralizzato sul raccordo Salerno-Avellino. Da oltre un mese tutta la Valle dell'Irno è vincolata e costretta ad un'ora di traffico. Come si può risolvere questa situazione? Anche qui paghiamo fatti che non sono nostri, ma io credo che con l'ANAS ci sia da essere veramente incavolati, ed uso un eufemismo, perché è impossibile avere un raccordo autostradale nel mese di luglio praticamente bloccato in alcune ore importanti della giornata, quando c'è un traffico veicolare che da tutta Italia si sposta sia in direzione nord che in direzione sud, perché a Salerno stanno facendo lavoro di messa in sicurezza di un viadotto con tre operai e nelle ore diurne. Una cosa da terzo mondo. L'ANAS, chiameremo anche i dirigenti e i responsabili, i direttori dei lavori, perché non può assolutamente condividersi questa scelta. Io li invito anche attraverso questa emittente a rivedere le cose, li chiameremo, ci sentiremo, devono rivedere la loro organizzazione del lavoro, perché è una condizione di disagio, di malessere, di pericolosità, di rischio che non possiamo più obiettivamente tollerare.